Gurdjieff scrive a proposito di sapere e essere, tanti, tanti anni fa. Lo sviluppo dell'uomo, egli diceva, si effettua secondo due linee, sapere ed essere. Ma affinché l'evoluzione avvenga correttamente, le due linee devono procedere insieme, parallele l'una all'altra e sostenersi reciprocamente. Se la linea del sapere sorpassa troppo quella dell'essere, e se la linea dell'essere sorpassa troppo quella del sapere, lo sviluppo dell'uomo non può essere regolare, non può farsi regolarmente. Prima o poi si bloccherà. La gente afferra ciò che si intende per sapere. Si riconosce che il sapere può essere più o meno vasto e di qualità più o meno buona, ma questa comprensione non viene applicata all'essere. Per essi, l'essere significa semplicemente l'esistenza, che contrappongono alla non esistenza. Non comprendono che l'essere può situarsi a livelli molto differenti e comportare diverse categorie. Prendete per esempio l'essere di un minerale e l'essere di una pianta. Sono due esseri differenti. L'essere di una pianta e quello di un animale sono anch'essi due esseri differenti. E così pure l'essere di un animale e quello di un uomo, sono due esseri differenti. Ma due uomini, questo è importantissimo, ma due uomini possono differire nel loro essere più ancora di quanto un minerale e un animale differiscano tra loro. È un concetto importantissimo. Sembriamo simili, ma il nostro essere fa tra me e un'altra persona una differenza enorme. E questo è proprio ciò che le persone non comprendono. Non comprendono che il sapere dipende dall'essere. E non soltanto non lo comprendono, ma non lo vogliono comprendere, in modo particolare nella civiltà occidentale. Si ammette che un uomo possa avere un vasto sapere, che per esempio egli possa essere un illustre sapiente, autore di grandi scoperte, un uomo che fa progredire la scienza e nello stesso tempo possa essere ed abbia il diritto di essere un povero piccolo uomo egoista, cavilloso, meschino, invidioso, vanitoso, ingenuo o distratto. Sembra normale che un professore debba dimenticare dappertutto il suo ombrello, eppure è proprio questo il suo essere. Ma si ritiene in Occidente che il sapere di un uomo non dipenda dal suo essere. Le persone accordano un valore massimo al sapere, ma non sono d'accordo, non sanno accordare all'essere un valore uguale. E non si vergognano del livello inferiore del loro essere. Non si comprende neppure ciò che questo significhi. Non si comprende che il grado del sapere di un uomo è in funzione del grado del suo essere. Allorché il sapere sorpassa di troppo l'essere, esso diventa teorico, astratto, inapplicabile alla vita. Può anche diventare nocivo, perché comincia a complicare tutto, di conseguenza non può che apportare nuove difficoltà, nuovi turbamenti ed ogni sorta di calamità che prima non esisteva. La ragione di ciò è che il sapere, quando non è in armonia con l'essere, non potrà mai diventare abbastanza grande, o per meglio dire, sufficientemente qualificato per i reali bisogni dell'uomo. Sarà il sapere di una cosa legato all'ignoranza di un'altra. Sarà il sapere del particolare legato all'ignoranza del tutto, il sapere della forma che ignora l'essenza. Una tale preponderanza del sapere sull'essere può essere constatata nella cultura attuale. Oggi siamo esattamente in questa condizione, il sapere del particolare e l'ignoranza del tutto. L'idea del valore e dell'importanza del livello dell'essere è stata completamente dimenticata. Non si comprende più che il livello del sapere è determinato dal livello dell'essere. Effettivamente ad ogni livello di essere corrispondono determinate possibilità di sapere, ben definite. Nei limiti di un certo essere, la qualità del sapere non può essere cambiata. Solo è possibile l'accumularsi di informazioni di una sola e medesima natura. Un cambiamento della natura del sapere è possibile senza un cambiamento. È impossibile, scusate.
Ripeto, un cambiamento della natura del sapere è impossibile senza un cambiamento nella natura dell'essere. Vado avanti stasera a leggere questo brano, che è un po' lunghino, e non voglio tediarvi con questo sapere, perché la comprensione del sapere, dell'essere, comunque, di questa nozione, di quanto è importante, comunque legata al tuo livello di essere, che è legato a quanta capacità hai ora di rimanere, o meglio, di essere consapevole, il tuo essere. Sai essere consapevole ora? Bene, è un'ottima cosa. Sapere e essere, smetti di infarcirti di nozioni, sospendi il tuo turismo spirituale. O come mi chiamava un mio caro amico fratello, smetti di fare l'esoturista e datti da fare, ti devi rimboccare le maniche. In questi anni hai frequentato un sacco di corsi, hai letto libri, hai sentito opinioni, sai benissimo, una parte di te sa benissimo cosa dovresti fare. E se sei qua a meditare, e se non è la prima volta, ti sei reso conto che tutto dipende da te, che non sei capace di rimanere consapevole. E che ci fai con tutte quelle informazioni? Che hai applicato nella tua vita solo in modo saltuario, sporadico, altalenante? Niente. Perché tutte quelle cose che sai servono e sono fondamentali. Nel momento in cui le applichi per davvero, in modo continuativo, stabile, concreto, allora sì, quelle informazioni sono preziose, ma non ci riesci. Lo sai, perché manchi nel tuo essere. È lì che devi crescere, diventare forte, stabile, ora consapevole di te stessa. E lì cambia la tua vita, perché allora riuscirai a governare i pensieri, a fare l'alimentazione che da anni dici di voler fare, a comportarti con quelle persone nel modo che sai sensato. E allora la tua vita, il tuo percorso sarà lastricato di umiltà, comprensione, serenità, amorevolezza, perché tu sei. E quindi tu metti nel tuo orto le fragole, altro che ortiche. Ora, consapevole, e mentre sei consapevole già stai seminando questa meraviglia, che è ciò che realmente sei. E ti basta essere consapevole. Perché quando ti scappa il vaffanculo, quello non è ciò che sei, quello è il tuo ego che è entrato nella tua consapevolezza e che non sai frenare, perché ancora devi crescere. E fai un bel respiro profondo, se riesci torna indietro, chiedi scusa, se non riesci fai un bel respiro profondo, vai a correre e chiedi scusa, se non riesci devi correre ancora e poi ancora. E meditare, meditare, meditare. Perché sai che ha senso chiedere scusa. Lo sai da quando sei alto così, che ha senso prenderti la tua responsabilità. Mi ricordo mio papà, un uomo straordinario. Mi ha sempre detto, Davide, chi ha giudizio lo usi. E come pesava, come mi pesava sta roba, perché immediatamente mi bloccava. Però è così, che a giudizio lo usi. Quindi smetti di dire agli altri ciò che devono fare, smetti di suggerire e datti da fare. Ora, consapevole, perché questa è la nostra miglior giornata e questa è la nostra miglior meditazione.
ci sei? Facciamo crescere ora il nostro essere con il nostro miglior allenamento. Schiena eretta. Subito al respiro. Cerca di portarti in giro, subito respiro, addome, serena, sorridi, consapevole di te stessa, stai meditando. La meditazione più difficile, quella che spezza i meccanismi del giorno. E quella che se dà più soddisfazione, questa, la migliore. Consapevole, respiri con l'addome. Consapevole, respiri con l'addome. Consapevole di te stessa, incarnata in una tuta biologica, la governi, respiri con l'addome, serena, serena per scelta, governi le tue emozioni e produci serenità, consapevole, te ne accorgi. Siccome te ne accorgi, sei consapevole di te stessa, sorridi. Sorridi, serena, stai meditando, consapevole di te stessa. Smetti di nutrire i pensieri, consapevole ti percepisci, respirare, serena, sorridente. Insisti, insisti, stai nutrendo te stessa, il tuo essere. Serve il tuo impegno per rimanere stabile, forte. Rimani consapevole
torna al respiro, serenità, sorriso, torna sempre lì. Insieme ritorna, consapevole, siamo un gruppo. Siamo un gruppo, siamo in tanti. Contemporaneamente, ora consapevoli di noi stessi. Consapevole, percepisci il tuo respiro, te stessa respirare. Presa a noleggio tanti anni fa da madre natura. La tua tuta biologica respira, serena, sorride, la governi, la percepisci tutta, piedi, addome, cuore, spalle, testa. Consapevole di te stessa, governi. Consapevole, governi. Lasci fluire serena. Consapevole, amorevole, gentile, serena, stabile, percepisci, rimani. Mantieni consapevole. Consapevole, stai. Consapevole, stabile. Governi, stabile. Espandi. Estendi. Profonda.
consapevole, rimani, estendi la tua consapevolezza a tutta la tuta biologica, percezione. Estendi la tua consapevolezza. Un'onda si espande, fluisce. Stai seminando consapevole. Estendi, rimani consapevole, estendi, lascia fluire, consapevole. Torna consapevole. Propria percezione, respiro, cuore, tutta la tuta, mani, piedi, sorriso, consapevole, percepisci, estendi. Estendi, comprensiva, comprensiva. Consapevole. Consapevole. Semini. Semini la tua vita di ciò che sei. Sentiero consapevolmente esattamente di ciò che sei.
C'è una tuta biologica. Ci sei tu, un essere in costruzione che sta acquisendo forza, imparando ad essere consapevole. Acquisisci stabilità e la forza per essere. Governare. Insieme, intensamente, profondamente, consapevoli di noi stessi, in modo esteso, espanso. Ora un'onda. Consapevole ancora un po', espandiamo. Un respiro profondo. Consapevole mentre ti muovi, serena, consapevole. La motivazione, come la governiamo la motivazione? È difficile? Sì, è difficile. Meccanica, quella scende. Hai fatto tante meditazioni, hai ottenuto qualcosa. Niente. Hai fatto un mezzo passo in avanti, neanche uno. È adesso che meccanicamente ti scende la motivazione perché credi di aver ottenuto qualcosa. Perché oggettivamente intorno a te qualcosa è cambiato. Ma ci vuole tempo per fare che questo passo sia stabile. È adesso che tu devi essere consapevole e motivata a fare meglio, a fare meglio, ora di più. Condividere il video, incrementare il gruppo, partecipare alla creazione del libro, di più. All'inizio un sacco di persone aveva paura di questo momento, di questo stato, il coronavirus, lo stress, siamo chiusi in casa. Ma siamo meccanici. Noi ci si abitua a tutto meccanicamente. C'è meno tensione che all'inizio. Ci siamo abituati. Meno esigenza di meditare. Ora ci vuole più impegno. Ho detto di partecipare alla creazione del titolo del nostro libro, grazie, un sacco di titoli sono arrivati. Non li leggerò, sono tanti, prima o poi sceglieremo tra questi, di solito quello che accade è di scegliere una miscellanea, perché ci sono anche delle buone idee che mischiate ad altre, faremo un ottimo lavoro.
Alice, se non sei consapevole, l'ego non ti mostrerà mai qualcosa da riparare, ti mostrerà solo gli errori altrui. L'ego è questa roba, sì. Questa è una frase che ho detto, ribadita da Alice, ti ringrazio Alice. È così, l'ego che domina il nostro quotidiano e non ce ne accorgiamo anche perché tanti di noi hanno un falso atteggiamento umile legato a un processo di educazione, di castrazione che abbiamo subito. E quindi facciamo finta di essere umili. E in realtà il nostro ego ci domina da mattina a sera con la nostra competizione, il nostro cercare di dimostrare quello che valiamo, quello che sappiamo. E solitamente cerchiamo di dimostrare anche più di ciò che siamo realmente. E quindi l'ego non ci mostra mai i nostri errori, non ce li mostra perché non ce li può mostrare. Non possiamo chiedere all'ego di fare sta cosa. L'ego è una lente di ingrandimento puntata sul mondo esterno. Non può girarsi e guardare all'interno. È così. Lo dobbiamo buttare via l'ego, non lo dobbiamo buttare via. L'ego è il programma che governa la nostra tuta biologica, non si può buttarne via. Non si può fare a meno. La nostra competizione è preziosa. Quando viene trasformata in cerco di fare domani meglio di oggi, senza sgomitare gli altri, senza fare sgambetti. La nostra pigrizia è preziosa quando ci fa risparmiare energie e fa sì che troviamo la strada migliore per arrivare fino in vetta, non quella dispersiva. L'ego è prezioso, va solo governato. Rita, condivido un testo che ho ritrovato oggi, lo scrissi a maggio del 2017, lo metto in un altro commento perché può risultare un po' lungo. La domanda è: se raggiungiamo la consapevolezza e curiamo tutte queste parti di noi, togliamo i nostri meccanismi, riusciremo a trovare un amore che ci permette di fare un salto di livello? Oppure si continua incessantemente a curare parti di noi attraverso lo specchio? Sì, entrambe le cose, Rita. Entrambe le cose, è sempre difficile spiegarmi qua, da io da una parte e tu dall'altra. Entrambe le cose, continuerai a lavorare su di te. Non è che a un certo punto sei qua e hai finito di lavorare, e allora che sei qua a fare? Ti sfugge questo concetto, che sei qua a fare se hai risolto tutta la tua vita? Sei qua per lavorare su te stessa. Devi essere felice di essere qua per affinarti. E quindi passi di livello, ogni lavoro che fai passi di livello. E quindi incontri persone comunque che ti faranno da specchio di un livello successivo. Più lavori su di te, e più la persona successiva appartenerà a un livello successivo, sempre al tuo. Continua a lavorare su di te, stai facendo un ottimo lavoro, Rita. Gabriele, oggi è il mio giorno migliore, caro Gabriele. Io ed Esther ci siamo abbracciati consapevolmente e la natura è radiosa. Hai parlato di ego e ho fatto questa riflessione. Ego nel tempo si evolve grazie all'esperienza. Essere si evolve grazie alla consapevolezza e alla conoscenza. E più si evolve, maggiormente è in grado di governare l'ego, permettendomi così di vivere pienamente il mio cammino terreno. Fai un po' di... Cioè, è difficile da capire. L'ego non evolve, l'ego è un programma che tu impari a governare, come il programma del tuo computer. Più lo conosci e meno fai cazzate. Nei momenti di sonno, tuttavia, ego si riprende la scena e ricomincia a fare danni. È esattamente così. Nei momenti di sonno, ego riprende la scena e ricomincia a fare quelli che l'essere reputa danni, non per l'ego. Chiedo, ego non è in grado di comprendere il benessere di cui anche la tuta biologica beneficia, scusa il bisticcio, grazie al governo dell'essere, e quindi farne tesoro e modificare nel tempo la propria attitudine alla competizione, alla prima occasione utile? L'ego non è collaborativo. Non è collaborativo. L'ego è ego, cioè per se stesso, lavora tutto per se stesso, non è in grado di collaborare. Tu sei in grado come essere di governarlo e utilizzare quelli che sono i meccanismi dell'ego a favore del tuo lavoro, della tua crescita interiore. Come ho detto prima, competizione è fantastica nel momento in cui la governi, ti aiuta a essere velocemente una persona migliore.
Pigrizia è fantastica nel momento in cui la governi perché ti permette di fare la strada migliore, la più breve per raggiungere il risultato. È così. Laura, faccio fatica a concentrarmi, non riesco a sorridere. E Giorgia risponde: è normale all'inizio, prova a perseverare, prova e persevera, focalizzati sul respiro. Se arriva un pensiero, salutalo e lascialo andare, senza ansia. Bene, questo l'ho scritto solamente per una cosa, una piccolezza. Non salutare i pensieri, non dare. Giorgia, che cosa ti è venuto in mente? Cosa ti è venuto in mente, Giorgia? Non salutate i pensieri. Quando tu saluti un pensiero, che è carino, capito? Perché non ci stai litigando, non ti opponi alla mente, molto bene. Ma quando saluti un pensiero, tu gli stai dando attenzione. Quando percepisci che ti sei addormentata e che i pensieri ricominciano a fluire, ritorna alla propriocezione. Non ti dire cavoli sto pensando, non ti dire devo tornare alla propriocezione, non dire niente, perché saresti sciocca a dirti delle cose che già in te sai, già in te sono addirittura, capito? Quindi appena percepisci il pensiero, lo senti. Ti stai addormentando, l'hai percepito perché sei consapevole, c'è un velo di consapevolezza ancora, ma ti stai assopendo. Da lì in poi un attimo a seguire il flusso dei tuoi pensieri. Torna, non dire niente, torna. Oppure ti sei addormentato, a un certo punto ti risvegli. Cavoli, stavo pensando. Non te lo dire, cavoli, stavo pensando. Ti risvegli, ti accorgi, torni alla propria cessione. Proprio eccezione, non salutare. Chiara, Davide, potresti spiegare la relazione tra meditazione e preghiera? La preghiera oggi intesa nel mondo cattolico, ma anche in giro per altre spiritualità, altre religioni, la preghiera spesso, spesso, troppo spesso e volentieri non è nient'altro che una litania meccanica, una ripetizione di parole. E questo, insomma, questo non è quello che intendiamo per preghiera. Se tu sei in grado di pregare consapevolmente, molto, molto bene. Rimani pure della tua religione. Quello che stiamo facendo qua è areligioso, non ha a che fare con la religione. È sicuramente un percorso spirituale, perché è un percorso di evoluzione interiore, di crescita dell'essere. È un percorso verso la santità, non c'è dubbio. Religioso. Se ti va di pregare, prega, ma fallo consapevolmente. Avevo 7 anni quando in chiesa lavoravo per pregare consapevolmente. C'erano reminiscenze di altre vite in me che sorgevano. E lavoravo su sta cosa. Poi mi sono perso e mi sono ritrovato più avanti. Però è così, la preghiera è straordinaria se fatta consapevolmente, altrimenti è un livello, insomma. Se tu lavori consapevolmente pregando è estremamente interessante. Vi saluto, ci vediamo stasera, parliamo di sapere e di essere nuovamente. Serve che aumentiamo il gruppo, siamo fermi tra 200 e 300. Serve che tu vai sulle tue impostazioni e quando condividi questo video permetti che lo vedano tutti. Questo amplierà il nostro bacino di utenza. Serve soprattutto che condividi, perché vedere che si sono connesse 250 persone e hanno condiviso in 80 significa che ci sono un tot di persone che per qualche motivo non condividono, il motivo non lo conosco, immagino. E poi volevo dire un'ultima cosa, ci sono alcune persone che hanno ripreso il lavoro, me lo scrivono, trova un tempo per meditare durante il lavoro, ti connetti e con coraggio, con il coraggio di essere ciò che sei, metti il tuo cartello Meditation Time e mediti insieme a tutto il gruppo mentre sei in ufficio. Molto probabilmente ti è permesso farlo, perché non credo che tu sia molto indaffarata. Se lo sei,
cerca di farlo ugualmente. Hai un'ottima giustificazione per farlo perché è salutare per te. Perché dopo di aver fatto questa cosa tu lavorerai meglio, sarai sicuramente più produttiva. Quindi non c'è una giustificazione per non farlo. L'unica giustificazione per non farlo è quella che ti sei detta e non la conosco. Trova il coraggio di essere ciò che sei. Meditation time, metti il cartello, fai una foto e lo pubblichi nei commenti. E questo ci permetterà di dare forza ad altri. E questo farà sì che la meditazione sarà una pratica importante per tutti. Ma per noi sono importanti un sacco di cose inutili. È la meditazione che dovrebbe venire prima di tutto, la consapevolezza di te stessa è la prima cosa, il resto una conseguenza. E la tua vita sarà meravigliosa e il cielo sempre azzurro. Ora prendi 2 minuti di riflessione consapevole. Prendi 2 minuti dove lasci alla tua mente lo spazio per far emergere anche pensieri legati a intuizioni, magie che possono sorgere nel tuo quotidiano. Ci vediamo stasera. Condividi il video.